Come ogni giovedì spazio alle anticipazioni di Luce e Vita, il giornale della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Vediamo. Nuovo appuntamento con Diocesi in Forma, la rubrica a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. La rubrica si apre con alcuni appuntamenti in programma. In occasione della 36esima giornata mondiale della gioventù, che si sarà vissuta nella solennità di Cristo Re, il servizio di pastorale giovanile invita i giovani della diocesi sabato 20 novembre alle ore 16:30 presso il Centro Sociale Sacro Cuore a Terlizzi per riflettere sul messaggio di Papa Francesco. Alzati, ti costituisco testimone di quello che hai visto. Le informazioni per le iscrizioni disponibili sul sito diocesano. L'Ufficio Catechistico Diocesano promuove venerdì 26 novembre alle ore 19 presso l'Auditorium della Madonna della Rosa in Molfetta l'incontro di formazione per operatori della catechesi, artigiani di comunità. Interverrà Marco Iasevoli, educatore e giornalista di Avvenire. Domenica 28 novembre le famiglie sono invitate al ritiro diocesano di Avvento, predicato da Don Paolo Gentili, direttore nazionale dell'Ufficio di Pastorale Familiare, presso la Parrocchia della Madonna della Pace a partire dalle ore 9. Il settore giovani di Azione Cattolica promuove il percorso sull'affettività e sulla sessualità, rivolto a tutti gli educatori giovani e giovanissimi, guidato da Don Vincenzo Di Palo e dalla dottoressa Miriam Marinelli. Iscrizioni entro il 30 novembre. Per ulteriori informazioni consultare il sito diocesano. Passiamo ora in rassegna le notizie presenti sul settimanale diocesano Luce e Vita numero 38 di domenica 21 novembre 2021. In prima pagina, laici promotori di sinodalità. L'editoriale a cura di Susanna De Candia con indicazioni e metodologie per il percorso sinodale, emersi durante il momento di approfondimento promosso dalla consulta diocesana delle aggregazioni laicali, che ha avuto luogo lo scorso sabato 13 novembre. A pagina 2, una riflessione di Don Michele Cipriani nell'ambito del cammino sinodale, sulle novità di questo tempo, sia in ambito sociale sia ecclesiale, perché diventino reali opportunità di partecipazione. A pagina 3, ragazzi e giovani a confronto con la parrocchia. Un approfondimento sulla lettera pastorale di Monsignor Cornacchia a partire dalle esperienze giovanili vissute nelle parrocchie della nostra diocesi. Pagina 4 è dedicata al tema delle vocazioni. Negli ultimi 50 anni le vocazioni sacerdotali sono diminuite del 60%, è quanto emerge da uno studio dell'Ufficio Nazionale per le Vocazioni. Il giornale propone un focus a cura di Riccardo Benotti e i numeri della nostra diocesi. A pagina 5, Don Giovanni De Nicolo si sofferma sulla figura di Don Pietro Pappagallo, giusto tra le nazioni. Il suo sacrificio sia una luce nuova all'orizzonte dell'umanità, conferito il riconoscimento al sacerdote terlizzese ucciso alle Fosse Ardeatine. La pagina di attualità è dedicata questa settimana al tema del cyberbullismo. Giuseppe Gragnaniello riporta una sintesi dell'incontro svolto lo scorso 5 novembre presso la parrocchia Santa Maria della Stella di Terlizzi. Relatore della serata, il professor Antonio Maria Lascala, avvocato penalista e presidente di Gens Nova Onlus, associazione a tutela di soggetti svantaggiati. Infine, a pagina 7, il giornale propone la recensione del libro Mano Mozza, Genesi e sviluppo di una mafia pugliese, volume a cura di Emma Barbaro e Valentina Maria Drago, figlia dell'ex procuratore aggiunto della DDA di Bari, convenuto nella serata di presentazione promossa lo scorso 12 ottobre dal Presidio Libera di Molfetta Gianni Carnicella. Auguriamo a tutti voi una buona lettura.